Continuazione. Gesù fa conoscere la sua voce. Teresa d'Avila, pagine scelte dal suo libro Il Castello Interiore. Non crediate che la conformità alla volontà di Dio consista nel non sentire dispiacere se muore mio padre o mio fratello, oppure nel sopportare con gioia eventuali tribolazioni o infelicità. Sarebbe buona cosa, ma alle volte potrebbe essere frutto di umana discrezione, in quanto che, vedendo che non v'è più rimedio, si fa di necessità virtù. Quanti atti di questo genere ed altri consimili seppero pur fare i filosofi con la loro sapienza. Per noi la volontà di Dio non consiste che in due cose, nell'amore di Dio e nell'amore del prossimo. Qui devono convergere tutti i nostri sforzi. E se lo faremo con perfezione, adempiremo la volontà di Dio e gli saremo unite. Ma quanto siamo lontane dall'osservare questi precetti, nel modo che un tal Signore si merita. Piaccia a Dio di farci un giorno arrivare, cosa che del resto è nostra mano, purché lo vogliamo. Il segno più sicuro per conoscere se pratichiamo questi due precetti è vedere con quale perfezione osserviamo quello che riguarda il prossimo. Benché vi siano molti indizi per conoscere se amiamo Dio, tuttavia non possiamo esserne sicuri, mentre lo possiamo essere quanto all'amore del prossimo. Anzi, più vi vedrete innanzi nell'amore del prossimo, più lo sarete anche nell'amore di Dio. Statene sicure. Ci ama tanto Dio, che in ricompensa dell'amore che avremo per il prossimo, farà crescere in noi per vie di mille espedienti, anche quello che nutriamo per Lui. E di ciò non v'è dubbio. Di grande importanza per noi osservare attentamente come su questo punto ci comportiamo, perché se vi mettiamo grande perfezione tutto è fatto. Ma per la miseria della nostra natura credo che non arriveremo mai ad avere perfetto amore del prossimo, se non lo faremo nascere dalla medesima radice dell'amore di Dio. Perciò, sorelle mie, siccome l'affare è importantissimo, procuriamo di esaminare noi stesse fino nelle più piccole cose, senza far conto di certe idee che alle volte ci vengono in massa durante l'orazione, per le quali ci pare di essere pronte per amore del prossimo a intraprendere e a far cose molto grandi anche per la salvezza di un'anima sola. Se le nostre opere non vi corrispondono, non abbiamo motivo di crederci da tanto. Così si dica per ciò che riguarda l'umiltà e le altre virtù. Le astuzie del demonio sono grandi per farci credere che possediamo una virtù, mentre non l'abbiamo. Metterà in moto tutto l'inferno e ne avrà ragione per il gran danno che ci può fare, perché queste virtù derivando da tale radice saranno sempre con qualche vana gloria, contrariamente a quelle di Dio, dalle quali esula con essa anche la superbia. Non posso meno di ridere alle volte nel vedere quello che succede ad alcune anime. Quando sono in orazione, sembra loro di essere disposte per amore di Dio ad ogni umiliazione e pubblico scherno. Ma poi, potendolo, nasconderebbero anche il più piccolo difetto. Non parliamo se venissero accusati di una mancanza non commessa, di uccidere liberi. Ora chi non può sopportare queste cose, si guardi bene dal far conto di ciò che in se stesso crede di stabilire, perché i suoi propositi non sono che un effetto di pura immaginazione, non un'efficace determinazione di volontà. Nel qual caso la cosa sarebbe ben diversa. È appunto per l'immaginazione che il demonio tende i suoi lacci e i suoi inganni, e a quelli che sono poco istruiti ne può tendere moltissimi, perché non sappiamo distinguere la differenza che passa fra le potenze e l'immaginazione, né le molte altre cose che sono nel nostro interno. Com'è facile, sorelle, distinguere fra voi chi è il vero amore del prossimo da chi non lo possiede con tanta perfezione. Se comprendeste quanto importi tal virtù, non vi applichereste d'altro studio.
quando vedo delle anime tutte intente a rendersi conto dell'orazione che hanno e così concentrate quando sono in essa, da far pensare che rifuggano al più piccolo movimento, e da divertire il pensiero per paura di perdere quel po' di gusto e di devozione che sentono, mi persuado che ancora non conoscono come si arriva all'unione. Pensano che sia tutto nel far così. No, sorella mia, il Signore vuole opere. Vuole ad esempio che non ti curi di perdere quella devozione per consolare una malata, a cui vedi di poter essere di sollievo. Facendo tua la sua sofferenza, digiunando tu, se occorre, per dare a lei da mangiare, e ciò non tanto per lei, quanto perché sai che questa è la volontà di Dio. Ecco in che consiste la vera unione con il volere di Dio. Altrettanto, se senti lodare una persona, devi rallegrarti di più che se quelle lodi fossero per te. E questo ti sarà facile, se avrai l'umiltà, nel qual caso le lodi sono piuttosto di pena. E ancora godere che le virtù delle sorelle siano conosciute, sentir pena di un loro difetto, come se fosse tuo, e cercare di coprirlo. Ma su questo punto mi sono già estesa in altro luogo. Sorelle, se in questo mancassimo, saremo perdute, piaccia a Dio che ciò non avvenga. Vi assicuro che facendo come ho detto, otterrete di arrivare a questa unione, mentre in caso contrario, persuadetevi di non arrivarvi mai. Nonostante che possiate avere devozione e delizie spirituali, sino a credere d'esservi giunte, e andiate soggette, durante l'orazione di quiete, ad alcune piccole sospensioni, in base alle quali certe anime credono che tutto sia fatto. Pregate il Signore che vi conceda l'amore del prossimo in tutta la sua perfezione e lasciate fare a Lui. Se da parte vostra vi sforzerete, farete il possibile per procurarvelo, se costringerete la vostra volontà ad accondiscendere in tutta è quella delle sorelle, anche a scapito dei vostri diritti. Se nonostante tutte le ripugnanze della natura dimenticherete i vostri interessi per non attendere che è loro, e presentandosi nell'occasione prenderete su di voi ogni fatica per esentarne le altre. Egli vi darà più di quanto sappiate desiderare. Non crediate che questo non vi debba costare e che abbiate già fatto ogni cosa. Considerate quanto è costato al nostro sposo l'amore che ha nutrito per noi. Per liberarci dalla morte ha subito la morte più crudele, quella della croce.